Frutticoltori della provincia di Verona, buongiorno e ben ritrovati a questo nono notiziario del Melo del Pero del 7 maggio 2021. Un saluto dalla Coldiretti di Verona, dall'AIPO OP, dal Consorzio Ortofrutta Veneta, dal Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della provincia di Verona. Vediamo ora la situazione del melo. Fase fenologica, ingrossamento dei frutti. Gruppo del Golden, siamo arrivati a 7-13 mm di diametro. Red Delicious 10-14 mm. Granny Smith 8-11 mm. Fuji 8-11 mm. Morgenduf 6-9 mm. Danni con perdite quasi totali della produzione su Crisps Pink e Pink Lady. Ticchiolatura. La vegetazione è molto recettiva ad infezioni. Lo sviluppo vegetativo in questi 7 giorni è stato mediamente di 2 foglie nuove. Le precipitazioni sono state brevi, però hanno creato elevata umidità che in questa settimana ha dato avvio a nuove infezioni. Dove non si è attuato una copertura con agrofarmaci, sono presenti macchie da ticchiolatura. Nei frutteti sono ancora possibili voli di ascospore e, in previsione di piogge per la metà della prossima settimana, si consiglia preventivamente di mantenere una protezione fitosanitaria fogliare, anche in considerazione che le lunghe ore di bagnatura fogliare sono in grado di sviluppare infezioni secondarie. Oidio. Un po' ovunque sono presenti infezioni. Attuare una difesa con prodotti specifici in abbinamento con altri interventi fitosanitari. Afide lanigero e afide grigio. Dai controlli dei germogli dove è stato effettuato l'intervento di post-fioritura e che presentano il tipico accartocciamento da infestazione afidica, è stata riscontrata una limitata presenza di parassiti. Va comunque mantenuta una continua verifica sulla vegetazione nuova per valutare la comparsa di nuove colonie, soprattutto di afide lanigero. Carpo capsa. Il controllo settimanale delle catture ha rilevato presenze che, seppur limitate, sono in aumento. Si consiglia entro i prossimi 5 giorni di eseguire un intervento fitosanitario con clorantranil liprole. Cidia molesta, ancora limitate presenze. Euglia, assenza di voli. Cimice asiatica. C'è al momento una diffusione del 92% di trappole con catture e una media generale di 10 adulti per trappola, quindi raddoppiata rispetto al dato precedente. Gli adulti inizieranno ad ovideporre e questo è ovviamente oggetto di osservazioni da parte dei tecnici del monitoraggio. Non si osservano grosse differenze di infezioni tra pero e melo. Il primo ha una media di 5 adulti per trappola, il secondo di 4. È invece marcata la differenza tra le due aree della media bassa pianura, a nord circa 14 catture per trappola, a sud circa 7. Tutto questo è probabilmente legato anche a differenze microclimatiche tra le aree e quindi differenze nelle velocità di colonizzazione delle colture frutticole da parte degli adulti svernanti. Si consiglia di disporre le reti antigrandine se disponibili ed eventualmente seguire i consigli già dati sull'uso di trappola a cattura massale. Dai dati delle catture emerge comunque una situazione di allarme che impone una valutazione dello stato di fatto attraverso attenta osservazione e monitoraggio con i mezzi già in precedenza descritti. Tenendo presente che molti frutteti, soprattutto del pero, avranno anche una scarsa presenza di frutti a causa delle gelate,
dove si ritiene opportuno, si consiglia di valutare nelle prossime settimane se intervenire in presenza di forte infestazione degli adulti, che come sappiamo creano danno su frutticini in posta ligagione, con profonde deformazioni in seguito. Si ribadisce però che il tutto va valutato in funzione anche dello stato vegetativo produttivo della pianta, in un'annata certamente particolare rispetto alle altre per i motivi che sappiamo. Ulteriori consigli di lotta verranno dati nei prossimi bollettini. Butteratura amara. Iniziare gli interventi per il contenimento della butteratura amara con concimi fogliari contenente calcio che in questo momento viene accumulato nei frutti. Diradamento. Se non già attuato, è possibile ancora attuare l'intervento avendo cura di verificare molto attentamente le dimensioni dei frutti e il divario di diametro di questi, motivo per cui è possibile fornire precise indicazioni di comportamento. Pero, fase fenologica, alternaria, vedere il melo. Ticchiolatura, la vegetazione è molto recettiva con situazioni simili al melo. Colpo di fuoco batterico, il rischio infettivo è elevato, vanno controllati i frutteti che sono stati infettati in precedenti annate. Psilla, non si sono notate presenze significative. Euglia, limitata presenza di voli della prima generazione. Cidia, limitati voli della prima generazione. Trentredine, intervenire solo se è accertata la presenza o se storicamente il frutteto ha avuto danni. Cimice asiatica, valgono le stesse cose dette per il melo. Carpocapsa, limitata presenza e solo nei frutteti dove si era già in annate precedenti avuto un'infezione vi è una popolazione in aumento. Ed ora un arrivederci al prossimo notiziario del melo del pero.